Innanzitutto vi chiedo scusa della velocità e vi chiedo scusa se è solo ed esclusivamente delle dichiarazioni, non abbiamo una conferenza stampa. Capite bene che da ieri che si lavora, diciamo, in questo, anzi da domenica che si lavora in questo, diciamo, continue discussioni, tra virgolette, tecniche che poi hanno portato alla situazione odierna, dove diciamo, ieri è arrivato il direttore Doronzo che ha aperto un po' le maglie a questa, diciamo, tra virgolette, rivoluzione dal punto di vista tecnico e organizzativo, per cui la comunicazione di ieri che ha mandato Doronzo è a voi nota, anzi ringrazio il direttore sportivo Doronzo che sia davvero uomo, diciamo, dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista tecnico, ha capito la situazione e ha rassegnato le proprie dimissioni, quindi è un atto che diciamo, gli si deve dare onore. E quindi lo ringrazio pubblicamente sia a nome personale ma anche a nome della società. In questo, diciamo, mezz'ora fa chiaramente anche l'avvocato Maglione diciamo, ha sentito doveroso e ringrazio pure lui sia per l'amore che ha messo e che ci è stato vicino nei primi mesi sia per quanto riguarda principalmente anche la parte legata a tutto il processo che abbiamo avuto su Moneghetti, insomma, che sapete, per cui è inutile stare lì a ripetere i concetti, ha ritenuto opportuno e doveroso anche da parte sua rassegnare le dimissioni. Quindi alla luce di tutto questo è chiaro che anche il mister Dionigi, col quale ci siamo visti, diciamo, ha ritenuto che purtroppo, pur avendo dato il massimo, un mister che io lo sottolineo e l'ho detto anche sia ai nuovi ormai componenti dello staff tecnico, una persona eccezionale sotto il profilo umano, non ho nulla da dire, da eccepire sullo sforzo che ha messo, purtroppo per una serie di motivi i risultati non sono arrivati, un po' dettati dagli infortuni della prima parte del campionato, un po' dettati da una serie di condizioni a contorno che neanch'io riesco a comprendere, però lo sforzo che ha messo è stato immane e dal punto di vista, ripeto, sia rapporti personali, è una persona eccezionale, per cui non posso che spendere parole per bene nei confronti di mister Dionigi. Quindi chiuso questo argomento, abbiamo da subito, come vedete, siamo molto reattivi alle situazioni, capiamo bene che abbiamo una rosa, come ho scritto col comunicato stampa, ci troviamo in una situazione che non è assolutamente preoccupante sul piano della diciamo, tra virgolette, per come Catanzaro vive. Ho capito che ormai Catanzaro vive sempre con lo spettro dei play-out. Personalmente dico, e questo apro immediatamente una parentesi, la chiudo subito, sono come il mister Pancaro, siamo abituati a guardare sempre su e mai indietro, cioè noi ci troviamo a 2-3 punti dai playoff e siamo a 7-8 punti, non so quanto, insomma, per un eventuale rischio di playout che poi se ci guardiamo siamo a più 12, più 13, non so quanto, più 11 ora, insomma, rispetto all'ultimo in classifica, quindi sapete bene il meccanismo che non scattano i playout con l'ultima in classifica. Arriveranno una serie di penalizzazioni ulteriori che non toccano sicuramente il Catanzaro Calcio perché i pagamenti siamo a posto per tutta una serie di cose. Aspettiamo sicuramente il 16 marzo che c'è da pagare le due mensilità di gennaio e febbraio, mentre noi siamo perfetti e precisi, insomma, pagando mensilmente. Mi giungono notizie, chiaramente io non so i conti in tasca delle altre società, però il tantam del, diciamo, che c'è nel mondo del calcio ci dicono che ci sono molte squadre che avranno parecchie penalizzazioni. Questo non significa che dobbiamo essere contenti del male altrui, su questo non c'è ombra di dubbio. Così come dico che bisogna guardare sempre il bicchiere, guardare in positivo e quindi il bicchiere sempre mezzo pieno, dico che io avrei preferito con questa rosa, è innegabile, cioè avere, diciamo, stare delle posizioni più in alto. Quantomeno c'erano degli obiettivi da sesto posto, settimo posto, quinto posto, insomma, poi sa che il calcio dipende sempre da una palla che entra, una palla che esce, insomma, ti fa risultato, e quindi chi sia contento di come ci siamo posizionati sicuramente non lo sono, e siamo qui appunto per cercare di invertire quella che è la tendenza delle ultime 5-6 partite, 7 partite che ci sono state. Detto ciò,
presenta immediatamente il nuovo direttore sportivo che è lo monaco, lo giudice, scherzo, lo sfotto, lo giudice, e c'è il nuovo tecnico mister Pancaro, per cui diciamo, siccome vi chiedo l'ultima cortesia, io ho trascurato per un giorno e mezzo anche il lavoro aziendale e sono sopra con avvocati che stiamo facendo una cosa molto importante per l'azienda, quindi pochissimi minuti dirà due parole il direttore sportivo e il mister. Vi ringrazio a tutti per essere venuti in maniera tempestiva a questo incontro. Avremo modo poi di fare successivamente un incontro con più calma e quindi anche scambiare un po' di opinioni sia dal punto di vista societario ma anche dal punto di vista tecnico con i due massimi vertici, insomma, tecnici. La Monaco, prego. Scherzo. Vabbè, è inutile dirci che quanto sono emozionato per tanti motivi e la voglia di ritornare a Catanzaro è stata tanta, infatti io mi trovavo in un altro posto, quindi correre per creare questo appuntamento col Presidente, quindi niente, con molti ci conosciamo, quindi sapete che io quello che non faccio promesse, la mia promessa è quello che io ci metto il cuore e la professionalità per cercare di sicuramente terminare questa parte di campionato nel miglior modo possibile e poi organizzare un qualcosa di diverso e più ambizioso per la prossima stagione, perché è chiaro che ormai sono anni che il Catanzaro sta bivaccando in posizioni che sicuramente non sono consone alla piazza, questa è la realtà. È chiaro che è difficile, abbiamo bisogno, io personalmente ho bisogno di tutti, quindi cercheremo veramente, qui sappiamo che siamo tutti sulla stessa barca perché abbiamo lo stesso obiettivo, vogliamo bene al Catanzaro e quindi non c'è altra strada da percorrere. Ok, mi avvicino perché sennò sì, no, prego. Buongiorno a tutti, sono veramente contento e onorato di essere qua. La società mi ha fortemente voluto, ringrazio la società, ringrazio il direttore e adesso, insomma, visto che abbiamo poco tempo, io in questo momento mi devo concentrare sul lavoro e quindi, insomma, sono pronto, motivato, mancavo da un po' dai campi, il campo mi mancava, quindi ho un grande entusiasmo, grande voglia e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Infatti proprio per questo poi visto che abbiamo urgenza in questo momento vi saluto così. Sì, infatti il mister già terrà oggi il primo allenamento, no? Sì. Incontrerà già la squadra oggi pomeriggio, quindi credo che possiamo congedarci, grazie mille e non ci sono possibilità. Quanto hanno firmato? Prego? Quanto hanno firmato? Qual è il... No, il contratto è per quest'anno e per l'anno prossimo anche, insomma, ci sono pure l'anno prossimo. 18 mesi. 18 mesi.